Sono Gabriele Calabrese, una guida turistica dell'associazione Turis Lucca. In questo caso, come guida, vorrei farvi conoscere un luogo della mia città, fra i tanti, Lucca, che secondo me è fra i più significativi, è un po' come l'angolo del cuore. Lo è stato per probabilmente migliaia e forse milioni di persone, perché è il labirinto che si trova sul pilastro prima dell'ingresso della cattedrale di San Martino. È un simbolo importante, perché dico io conosciuto da milioni di persone? Perché fin dal 1180 circa milioni di pellegrini, attraversando la via Francigena e l'intera Italia, sostavano a Lucca e prima di entrare a venerare il sacro volto di Cristo all'interno della cattedrale di Lucca, sicuramente ricordando il loro percorso, avevano come dire, segnato con il dito la strada che li aveva portati fin lì, proprio ripercorrendolo all'interno del labirinto. E per me è un angolo del cuore per un motivo molto semplice, perché è in realtà non solo la via di un pellegrino, ma è la nostra vita, la vita di tutti noi, che ha dei momenti bui e dei momenti invece di luce. E in un certo senso sintetizza un po' anche la via che una guida deve percorrere insieme a un pellegrino, che è il turista, il pellegrino del 2000, per raggiungere i migliori luoghi più piacevoli per lui. Quindi consiglio di visitare la cattedrale di San Martino a Lucca e di andare a cercare appunto il labirinto, che sembra un po' anche questo segno che ho alle spalle. Vabbè, ora ho parlato dell'angolo appunto che è per me più caro, perché prima di tutto sono una guida, però devo anche dire che come operatore del turismo certamente l'arte, la cultura, il territorio per me è l'elemento fondamentale, ma negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, lo sviluppo del turismo ha portato anche la mia professionalità ad entrare in contatto con i nuovi metodi di promozione del territorio e quindi anche della mia professionalità, e questi nuovi strumenti di promozione si sono evoluti sempre di più nel tempo. Lucca non aveva appeal fino a 25-30 anni fa, e invece negli ultimi anni abbiamo visto un crescere esponenziale della richiesta di visite all'interno della città. Però c'è anche la necessità di mostrare in anticipo quello che Lucca può offrire, tanto con nuovi prodotti che dobbiamo sempre elaborare, quindi nuovi itinerari che siano appetibili a un turismo italiano ma anche internazionale, e nello stesso tempo anche nuove tecnologie di promozione, come per esempio proprio questa sera ne abbiamo parlato qui al campus, del web marketing, dei nuovi strumenti di comunicazione ai quali noi attingiamo. Noi guide poi siamo, secondo le ultime stime, circa 20.000 guide in Italia, dal nord al sud, dalle isole fino ai più piccoli paesini, e grazie a questi strumenti riusciamo anche ad entrare in rete e a scambiarci informazioni, oltre che clientela e indicazioni su appunto le innovazioni che stanno sempre di più prendendo piede a livello italiano ed europeo. Quindi sicuramente la guida turistica è uno degli elementi che non può rimanere, come dire, indietro anche in questi nuovi modi di fare promozione.